Grazie, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo una piccola associazione, ci siamo costituiti da un paio d'anni, siamo in provincia di Salerno, a Pontecagnano Faiano. Il nostro scopo è quello di portare il più possibile le persone direttamente sulla terra, dove noi produciamo, per fargli vedere quello che stiamo facendo, come lo produciamo e fargli vedere direttamente il prodotto da dove viene. Ovviamente è un processo molto lungo e molto difficile perché siamo stati abituati ormai da decenni a trovare i prodotti sui banchi dei supermercati, a trovare tutti i prodotti in ogni stagione, quindi abbiamo perso completamente la conoscenza di quelli che sono invece i prodotti che si trovano in ciascun periodo dell'anno. Quindi quello che noi facciamo con i nostri consumatori che fedelmente ci stanno seguendo da un paio di anni è proprio quello di portarli sul nostro orto, fargli vedere quello che c'è a gennaio, quello che c'è a febbraio, se un prodotto si è rovinato o non è di elevata qualità, qual è il motivo, perché comunque l'agricoltura che noi facciamo, senza entrare nel dettaglio dell'agricoltura biodinamica, comunque è un'agricoltura che è legata al territorio, è legata alla salute dell'uomo, e quindi non usiamo ovviamente nessun tipo di fertilizzante chimico, nessun tipo di pesticida, usiamo solo concimi e insetticidi che derivano dalle stesse piante, cioè li facciamo noi. Cito solo un esempio: usiamo il macerato di ortica come concime, o usiamo l'estratto di propoli per uccidere i ridotti. Insomma, queste sono nel succo i materiali che noi usiamo per concimare o per debellare gli insetti. Quindi il nostro progetto è un progetto molto semplice, ed è appunto quello di portare le persone a una conoscenza di quello che mangiano per arrivare poi magari ad acquisire una salute del corpo che abbiamo perso, perché di fondo ormai siamo quasi tutti pieni ammalati, abbiamo diverse piccole malattie che non sappiamo neanche più il perché. Il perché è nella terra, il perché è in quello che ci circonda, dall'aria a quello che ci mangiamo. In questi 40 anni, 50 anni è stato abbandonato tutto. E bisogna ritornarci piano piano, non possiamo pensare di fare tutto subito. Ci vorrà molto tempo, probabilmente ci vorranno più generazioni, però dobbiamo iniziare, questo è quello che volevo dire.